Un impatto davvero importante è quello di Mosconi alla guida del Ravenna, mentre vediamo la dedica al pallavolista Cristian Monti. Dicevamo, un impatto importante è quello di Mosconi alla guida del Ravenna. Era arrivata la prima vittoria in trasferta, prima di questo anticipo col Mezzolara, un anticipo iniziato con il colpo di testa out di Innocenti al primo minuto, ma al 24esimo non è out, il colpo di testa di Ballardini sul cross di Guagnelli, evidente anche l'errore del portiere Busato e vantaggio del Ravenna contro il Mezzolara. Un Ravenna che potrebbe raddoppiare il cross al 28esimo di Ambrogetti, sulla traiettoria c'è Innocenti che sfiora il pallone. Innocenti che è in linea sia con Evangelisti che con il terzino Martelli, gol ingiustamente annullato alla Ravenna che continua a spingere, ci prova ancora con un'altra conclusione di Guagnelli, pallone che termina sul fondo, poi al 44esimo minuto la punizione dell'argentino Santiago Pons che trova il punto del pareggio per il Mezzolara, a segno l'ex Clodiense. Poi, 2 minuti più tardi, il sorpasso. Evangelisti, direttamente da calcio d'angolo, sorprende il colpevole Iglio e il Mezzolara va al riposo, addirittura avanti per 2-1, nonostante le pochissime occasioni avute a propria disposizione. Il Ravenna però nella ripresa incomincia a tambur battente, ci prova Righini, poi De Vecchis viene fermato sul più bello. Dalla parte opposta invece Visani può andare sul 3-1, ma si riscatta questa volta Iglio salvando la propria porta. Si rimane così a distanza di sicurezza per il Ravenna che può impattare. Al 11esimo minuto l'assist di Innocenti per De Vecchis che porta il risultato sul 2-2 infilando il pallone sotto le gambe del portiere Busato. 2-2 il Ravenna che spinge, altra situazione in cui viene annullato un gol al Ravenna. Sulla punizione di Righini, colpo di testa di Innocenti, tocca Antoniacci, ci rimane il dubbio in quanto non abbiamo la telecamera in posizione favorevole per giudicare se fosse in fuorigioco Innocenti. Dalla parte opposta, il Mezzolara, c'è questa azione che forse nasce con un fallo commesso da Galeotti che poi batte a rete. Trova la deviazione in area di rigore da parte di Mandorlini che spiazza il portiere Iglio ed il Mezzolara. Torna così in vantaggio. Il Ravenna non esce dalla partita. 22esimo, palo centrato da Righini su calcio di punizione. Sono entrati anche Radoi e Battiloro, proprio loro, i due protagonisti di questa azione che si conclude sull'esterno della rete. Poi il rischio corso da Iglio, che regala un pallone quasi solo da spingere in rete per Visani. Arriviamo invece al 37esimo minuto, il fallo di Callegari su Battiloro, calcio di rigore, lo trasforma Innocenti ed è 3-3. Davvero sta succedendo di tutto al Benelli, c'è ancora spazio per un'ultimissima occasione, siamo al terzo minuto di recupero, c'è Radoi che cerca il tocco di esterno destro, questa volta salva la propria porta Busato, alla fine finisce il match con un 3-3 davvero spettacolare, con molti rimpianti però per il Ravenna.